applauso è d'obbligo. Siamo in due, ma sì. Vabbè, grazie mille, grazie. Ti ringraziamo. Ci hai fatto commuovere anche in studio, almeno parlo per me, ma credo che anche sì. Silvia la pensi allo stesso modo. Una canzone che parla dei valori della resistenza. Io vorrei anche un po' fare un collegamento al video in apertura con la samba, il Brasile, quello che sta succedendo in Brasile, i valori della resistenza di espressi e portati, innalzati da Bella Ciao, da quello che significa in Italia. So che Roberto volevi fare un commento sulla situazione politica brasiliana e sì, in generale questa, intanto Bella Ciao è una canzone stupenda ed è italiana, europea e mondiale, cioè la sanno tutti, sì, sì. E questo ogni volta che uno lo vede si commuove, ma poi è così, e quindi è un patrimonio globale, diciamo così, e è stata anche cantata per esempio dalle donne che marciavano nelle manifestazioni, ahimè, che non hanno avuto successo, Elinao contro Bolsonaro, è usata ovunque in qualche modo, e questo ci rammenta anche l'universalità dei valori da cui è nata poi la nostra democrazia, la nostra Repubblica, che sono un patrimonio italiano, ma appunto europeo e mondiale. Brasile, appunto, poi la vicenda è drammatica, nel senso, io ho una passione per la musica, ma anche per tutto il paese, quindi sono andato a nome del gruppo socialista e democratico a trovare Lula in carcere, perché coglievamo un punto che poi, con il fatto che il giudice che lo ha imprigionato e condannato ha accettato di fare il ministro della giustizia di Bolsonaro, tutto appare più chiaro, ma noi avevamo chiaro quel punto fin da allora, che, certo, che c'era qualcosa che non quadrava in quella vicenda giudiziaria, nel modo in cui stava montando una spinta di destra. È un fenomeno, ahimè, non solo brasiliano e non solo italiano, è mondiale, e riconoscere il fatto che poi al di là delle specificità ci sono dei tratti comuni ci deve rendere anche più consapevoli che abbiamo di fronte una avversario molto forte, e anche consapevole dei principi e dei valori per cui ci battiamo, e della determinazione nell'affermarli e anche nella fiducia che alla fine prevarranno, come avvenne molto tempo fa.